presidente della 2A che gestisce il termovalorizzatore di Brescia e allo stesso tempo il componente del comitato scientifico del registro tumori di Brescia. Non le sembra un conflitto di interesse? No, non sono informato di questo aspetto. Do you know? Do you know? Per quanto riguarda Brescia, dove lei mi diceva questo, mi risulta che il direttore dell'EMS di Brescia sia anche quello che finanzia il registro tumori. A Brescia si inceneriscono 800.000 tonnellate di rifiuti l'anno, quantità di poco superiore a quella che dovrebbe finire a Serre. Certamente gli inceneritori non convivono con l'ecomafia, l'allontanano senza difficoltà e senza bisogno della polizia. A Brescia c'è un'incidenza di tumori tenuta sotto controllo dall'Istituto Scientifico per i Tumori di Brescia. Il presidente dell'Istituto Tumori Scientifico di Brescia si chiama Capra. Capra! Poi vai a vedere chi è il presidente dell'inceneritore di Brescia, si chiama Capra! È la stessa persona la quale dà all'istituto che dovrebbe controllare i tumori a Brescia da 50-60 mila euro all'anno in borse di studio ai ricercatori perché ricerchino altre cose. Avete capito come funziona? Gli inceneritori non convivono con l'ecomafia, l'allontanano senza difficoltà e senza bisogno della polizia. Il presidente della 2A che gestisce il termovalorizzatore di Brescia è allo stesso tempo il componente del comitato scientifico del registro tumori di Brescia. Non le sembra un conflitto di interesse? No, non sono informato di questo aspetto. Do you know? Do you know? Come si fa a capire chi dice la verità o meno? Guardate, chiedetevi sempre da chi sono pagati gli specialisti che vi vengono a parlare. Perché è quello il sistema. È quello il sistema.